Marco Vivio, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Roma. E questo pomeriggio si ricorda la figura di Italo Insolera, architetto, studioso, urbanista e anche polemista. È un po' un vanto degli architetti di Roma di ricordarne la figura 10 anni dalla scomparsa. Italo Insolera è quello che insieme a Cederna, insieme a Piccinato hanno sostenuto la battaglia perché questa città diventasse una città di tutti, che non prevalessero gli interessi privati, una città vivibile. Non sempre ci sono riusciti. Adesso si tratta di attualizzarne il pensiero. Il concetto è che gli interessi privati ci sono e ci devono essere e devono dare una mano a questa città, ma chi governa la città deve essere il sindaco, devono essere gli interessi complessivi e forse nel nuovo millennio riusciamo a farlo. Ai loro tempi, nel dopoguerra, forse loro amaramente non ci sono riusciti del tutto. Comunque dobbiamo a loro la salvezza del Parco dell'Appia e del Parco di Veio.